Tre giornate di eventi nel borgo di Raggiolo, nel cuore del Casentino, per la festa di Castagnatura, uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati dell'autunno casentinese, organizzato dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con l'Ecomuseo del Casentino e il Comune di Ortignano Raggiolo, che ha inaugurato il restauro del mulino di Morino con i lavori finanziati dal PNRR. È stato veramente un piacere poter fare la prima botacciata del mulino, di questo mulino rinnovato, di questo mulino riportato alla vita, a nuova vita. L'obiettivo per tutti è quello di valorizzare uno dei borghi più belli d'Italia, accompagnando alla scoperta di storie, memorie e tradizioni del passato. E tra i centinaia di visitatori che hanno affollato vicoli e piazze di Raggiolo, dalla mattina a tarda notte, c'è stato anche l'europarlamentare Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Devo dire che l'Ecomuseo di Ortignano Raggiolo si presenta come uno dei più autentici momenti di espressione della laboriosità che un paese come questo riusciva a esprimere in Casentino, un paese che rappresenta il borgo forse più grande, più esteso, e che ancora oggi con le sue case in pietra ha un fascino struggente, straordinario e particolare. Conclusione in bellezza di un anno importante per la Brigata di Raggiolo, in cui ha festeggiato i suoi primi 30 anni. Abbiamo quindi concluso un pochino questa annata con questa bellissima festa di Castagnatura, un momento importante e quindi con prospettive per il futuro veramente ancora entusiasmanti.